ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo episodio di Kirby e la Terra Perduta. Abbiamo sbloccato addirittura un nuovo minigioco che andiamo subito a provare ed è tipo un gioco di pesca. Dobbiamo pescare il pesce più grosso, da quello che ho capito. Qui che cosa c'è? Ah, ok, il record, ok. Se in base al pesce che prendiamo poi viene messo lì sulla bacheca. Quindi proviamolo subito. Innanzitutto ragazzi, come al solito, voi lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, fatemi sapere sotto nei commenti a cosa state giocando in questo periodo e iniziamo subito. Vediamo, mi ricorda tanto Animal Crossing questa cosa con la pesca. Ok, Y, X. Questo è grosso, me lo sento. È gigantesco, vediamo. 7508, ammazza. Wow, raga. B, Y, A, X. Oddio, anche questo è grosso. 8000, ragazzi, nuovo record. Wow, comunque amo alla follia il fatto che all'interno del gioco ci sono anche dei minigiochi carini e divertenti, come ad esempio il ristorante, la pesca, e ancora dobbiamo sbloccare qualcosa. In ogni caso, ragazzi, riprendiamo con la nostra avventura perché dobbiamo salvare il nostro piccolo amico Elflin. Ho avuto un attimo di dubbio sul nome perché io quando abbandono un gioco per 2 giorni inizio già a perdere la memoria. Devo fare tutta questa strada a piedi? Non c'è modo per andare più veloce perché ero tornata al villaggio dei Waddle Dee che ingenuamente posso fare direttamente da B. In ogni caso, vabbè, dai, ci siamo. Mi sembra che mi mancava esattamente la caccia dell'oasi. Va bene, completa il livello, salva ben 5 Waddle Dee. Beh, 5 sono tosti. No, io non ne trovo manco uno, no, scherzo. Li trovo, però... Allora, prendo un power up, visto che non ne ho nemmeno uno. Questo potrebbe tornarci utile. E vediamo cosa c'è in giro. Ancora vivo? Uè! Non sono brava con gli shuriken. Anche se non sono proprio degli shuriken. È un tipo un boomerang. Oh, tizia che salta. Amica, stai buona. Allora. Ok. Lì c'è un gelato dietro quel coso. Ma non fa niente, va bene. Qui non c'è nient'altro. Allora, vediamo cosa vuole il serpentone. Uè, amico, stai buono, stai buono. Ok. Vai. Collezionabile. Questa è collezione 1. Siamo a mare per quanto riguarda la collezione 2, perché mancano veramente tantissimi pezzi. Allora, sempre un altro tizio con gli shuriken. Uè, fa il giro sto coso. Vai. Ma vabbè, ce ne vuole per prendere al liscio. Ce ne... Dai! Non so che cos'era quel verso, raga. Volevo solo lamentare in maniera normale. Mi è uscito tipo un verso di un gatto che stava... si stava strozzando. Dettagli. Allora, qui non c'è nient'altro. Va bene. Un altro serpentone. Amico! Stai buono! Non ti permettere... hai visto? Così ti ho fregato. Invece qui cosa c'è? La lucertola? Volete vedere che la lucertola è qualcosa di nascosto? No. Tipo poteva essere... Fai scappare la lucertola. Allora, qui c'è qualcosa. Moneta. Posso tagliare l'erba. Ok. Diamo una sistemata anche all'erba. C'è troppa erba in questo giardino. In realtà non è un giardino, ma c'è un modo lì, ragazzi. E anche del cibo. E anche del buon cibo, perché raga io amo l'anguria, l'amo la follia. Non vedo l'ora che arrivi la primavera, l'estate, perché sì, ok, siamo in primavera, ma non sembra proprio, visto che continuano a esserci delle giornate schifose. Quindi in realtà non mi serve, quindi... Ah, oddio, era una missione! Schiaccia un pisolino!
male che l'ho fatta, raga. È andata bene. Questa volta è andata alla grande. Va bene, è stato bello schiacciare un pisolino in questa bellissima oasi. Ma andiamo avanti perché la missione di Waddle Dee è abbastanza faticosa. Oh, ma che è veleno! Scusate, non l'avevo visto. Allora, saltiamo giù. C'è qualcosa? No, non c'è niente. Oddio, cos'è sto coso? Oh mio Dio! Vabbè, ma che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ma lo posso uccidere? È gigantesco. È gigantesco e sputa colori. Ma non lo so se lo posso uccidere. Penso di sì. Ma non mi sembra. Non mi sembra che prenda danno in realtà. Non mi sembra prenda danno. Mi fa abbastanza paura sta specie di rospone. No, non prende danno. Non prende minimamente danno. Mi sa che niente, lo dobbiamo semplicemente evitare. Vabbè, ciao, addio. È stato un piacere. Rompiamo la noce di cocco. Non si sa mai. Questo gioco mi fa venire i trip mentali. Ok, prendiamo sto TP. Questo livello mi ricorda palesemente Mario Odyssey nel deserto. Ah, posso tagliarmi. Ok. Ciao. Questa piccola osi qua mi puzza. Odio gli shuriken. Via. Ciao, ok. Vabbè, intanto mi prendo il collezionabile. E ciao proprio. E mo li taglio a fettine. Ah, poi si ricrescono se io non li distruggo. Ok, buona sapersi. Vai. Ok, addio. Lì c'è qualcosa, vediamo. Non l'avevo visto. Non l'avevo visto, ok. Cosa ho trovato? Lama, va bene. Va bene. Giù non c'è nient'altro. Beh, salta. Ah, mizzica, oh. Ma ce ne vuole. Via. Mi sembra strano che non ho trovato altri Waddle Dee per il momento, raga. Molto strano. Molto, molto strano. Sto coso mi dà fastidio. Via. Qua c'è qualcosa. No, lì sì, però. Vediamo. Aia, vai. Saliamo in fretta. Ok, eccolo il Waddle Dee. Se abbiamo fatto tutto giusto, dovrebbe essere il secondo. Vediamo. Ok, meno male. Per un attimo ho detto, oddio, è il terzo. Ho saltato Waddle Dee. Ok, quello come lo uccido. Ok, a posto, niente. Boccomorfosi, diventiamo il coperchio. Oddio, ma sono i piedini quelli. Che carini. Beh, scendiamo giù. Cosa c'è qua sotto? Cosa c'è qua sotto? E il salvagente da dove è uscito? Bella domanda. Ok. Ma io così non vedo però. Vai, vai. Volevate, cioè, volete vedere che la missione era non prendere danno? Non lo so se c'era questa missione. In ogni caso, se era così, ho preso danno. Potrebbe essere. Pannocchia, pannocchia. E siamo a 3. No, 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 non voglio riprovare, no. Siamo a 3 e possiamo uscire? Sì. Il tal... Non sono andata avanti però, mannaggia. Poteva esserci qualcos'altro lì. Allora, vieni qua, talpone. Là sopra c'è la cosa con l'acqua, quindi sicuramente per sconfiggere il tizio dobbiamo usare l'acqua. Ai, ai, sì, mi ha preso... Ero sottoterra comunque. Ci sono troppi fiori. Prima o poi ci sarà qualche obiettivo con i tulipani. Me lo sento, raga. Prima o poi sono sicura che quando non farò fare i fiori, ci sarà un obiettivo che diceva fai fare tutti i fiori del livello. Sicuro, sicuro, sicuro.
Allora, mi scusi, non voglio disturbarla. Ho bisogno di prendere un po' d'acqua. Ah, sono quasi delle sue stesse dimensioni. Puzzone. Sconfiggine due. Ok, là sopra ce n'è uno. Ma come salgo là sopra? Come faccio a salire là sopra? Non ci sale Kirby così dalle scale. Comunque, intanto qui c'è anche un pulsante. Vediamo a cosa serve. Ah, ok, per uscire. Ok, non aveva tanto senso secondo me. Ok, una gemma. Uè, fai piano. Dobbiamo secondo me essere veloci. Seconda gemma. Ma dai! Vai Kirby, non abbiamo tanto tempo. Dove tanto è sempre l'ultima la gemma. Ah, stavo lanciando le matite. No, io non volevo lanciare le matite. 3. Uè, uè. Vai, vai, questa è velocissima, vai. Ok, e siamo a 5. L'ho rischiata alla grande questa. Vieni, piccolo Waddledee. Sei salvo, vieni da mammina, vieni. Ok, allora adesso andiamo a vedere se c'è l'acqua per sconfiggere quella specie di cosa gigante viola. Perché ovviamente da qui non è che c'è altro modo per salire, ma sicuramente ci sarà un tubo dell'acqua. Ci deve essere per forza, sì, forse no, forse sì. Vediamo qua. Allora, c'è un pulsante. Qua non c'è nulla. Vediamo cosa succede facendo questo pulsante. Ah, ok. Perfetto. Perfettissimo. Ok. Tutto ha senso. Vai, 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 vai. Oh, yes. Vai, 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 vai. Uee, buoni. Buoni tutti qua. Dobbiamo fare un bel po' di pulizia. E anche il quinto Waddledee è stato salvato. Quindi praticamente manca solo una missione, ed è quella di non prendere danno. Quando ci scommettete, raga, che era quella. Ci scommetto che era quella, sicuro. Non lo so se c'entra qualcosa con sti tizi, vediamo. Anche se non penso. Vai. Ok, salta su. È finita, raga, ma me ne manca una. Era quella di non prendere danno col tubo, guardate. Mo vediamo. Perché ho fatte tutte. Ci metto proprio la mano sul fuoco, era quella. Vediamo. Scava in ogni zolla della stanza segreta. Ce l'ho quasi, perché ho saltato una cavolo di zolla, mannaggia. Potevo farla, vabbè. Niente, allora ho sbagliato, vabbè, dettagli, però le abbiamo quasi fatte tutte, era anche abbastanza semplice, peccato. Perché ne ho saltato solo uno, ho detto, vabbè, tanto è l'ultima, la gemma, invece l'ho presa in un posto, però dettagli. Centro commerciale, nel deserto? Un centro commerciale nel deserto, raga? Cioè, questi centri commerciali sono proprio ovunque, pure nel deserto. Ammazza. Su questo mondo non manca proprio nulla. Va bene, ragazzi. Che facciamo? Non andiamo a fare shopping nel deserto. Un po' abbandonato. Un po' trascurato. Dammi, vieni, dammi la spadina. Vieni qua. Ah, che bella l'abilità. Questo power up con la spada. Adoro, adoro, adoro. Fatti sotto, amico. Ti spacco tutto. Allora, qua cosa c'è? Andiamo a dare un'occhiatina. Cos'è questo cubo gigante? Nulla. E via, non c'è storia per nessuno con questa spada potentissima. Allora, visto che ho anche i brividi per quanto... no, non ti volevo uccidere, amico.
Vieni qua, voglio solo fare un sonnellino perché potrebbe esserci un obiettivo nascosto come prima, tipo darmi al centro commerciale. Non c'è nessun obiettivo nascosto. Va bene, io nel dubbio ho fatto il mio dovere. Allora, mostriciattoli, via, adoro, adoro, la spada è fortissima. Qualcosa brilla qui e ci sono solo monete? Niente di che? Fai schifo. Sì, cioè sono utili le monete per fare i power up, però... niente di eccezionale. Altro mostriciattolo, altro mostriciattolo, via. Qua non c'è niente. Mi sembra strano che qui non ci sia niente. Sono sempre un po' scettica. Ehi, cagnoloni! Sono agguerrita oggi. Via! What? Ok, stavo dicendo... ma che cos'è? Assaggia tre tipi di gelato, ok? Adoro questa missione. Quando si mangia... è sempre un piacere. Cioè, guardate la maschera nella punta. Uee, cagnoloni! State buoni! Oddio. No, è troppo forte, Kirby. Allora, via. Tutti. Ma qua che c'è? Oh, ma che è pieno di sti mostri qua? Oh, via, show! Ancora? Ancora? Uè, aspetta. In questo buco mi sa che mi serve... la boccomorfosi, vediamo se c'è qualcosa. Che si ride quello? Sempre così. Allora. Non c'è niente qua per fare la boccomorfosi. Vediamo. Ma c'è un rumore. C'è uno che fa gna 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 gna. Da dove viene sto rumore, raga? No! Sono caduto da giù. Ma c'è qualcosa che fa rumore. C'è un verso. Vediamo se da questa parte c'è quello che cerco. Via! Via! Ok, collezionabile. Mi sa di no. Ah, ecco. Ma torniamo indietro. Vabbè, ci sta dicendo anche il gioco di tornare indietro. Ma l'avevamo capito. Dai, onestamente l'avevamo capito. Uee! C'è Waddle Dee sicuro. È il verso del Waddle Dee. Ok, il primo è stato salvato. No, sentivo sto... cioè, raga, per forza lo dovevate sentire. Era anche abbastanza fastidioso. Ok, allora. Possiamo andare avanti. Ho paura di cadere negli spuntoni perché ogni volta c'è sempre qualche obiettivo strano. Allora, qui c'è un quadrato, quindi mi state dicendo... stavo cadendo, avete visto? Mi state dicendo che potrebbe esserci... il coso delle bevande. Vediamo. Via. È laggiù. Ok, come lo spacco sto coso? L'ho visto, vediamo. Ah no, forse devo scendere. Allora, oh, ma fai male, eh? Via. Tagliamo questo. Allora, monetine. Qua dietro c'è qualcosa. Oh, collezionabile. Mi stava ingannando lì per lì perché non l'avevo visto completamente. Ok. Possiamo tornare su. Perfetto. Calmiamoci. C'è un altro Waddle Dee, raga. Sento sempre quel verso. È qui. Bravo, meno male che fai versi, così ti sentiamo. E siamo a due? Ancora?
Sembra un'eternità che sto facendo sto livello. Va bene, possiamo andare avanti. Non ho trovato altri gelati da mangiare in tutto questo. Ma cos'è un continuo di combattimenti in questo livello? Allora, c'è uno scatolone. Popcorn. Tutta questa fatica per nascondere due popcorn. Allora, stanza segreta. Via. Ecco, sento di nuovo quel rumore. Ok. Via. Ah, così? Ci rincontriamo. Oddio. Vai. Fa male sto tizio. Dai. Uè, sono pure esplosivi. Ammazza. Vai, vai. Mai mi sono parata, credo. Non lo so, sì. Vai, ci sono pure gli spuntoni. E che non ho giustamente meno campo. Mi serve la sua mazza, sì. Mi sa proprio di sì. Come vedete ho fatto il power up anche al martello. Quindi uno. Vieni qua, piccolo Waddle Dee. Due. Ok, scusami, ma io rivoglio la mia spada. E mi prendo il paninazzo. Vai. Ricetta su martello, ok. Beh, direi che possiamo andarcene. C'è ancora questo verso. Ma ce n'è un altro. Ma dove? Sento ancora questo verso, raga. Sarà qua nel muro sicuro. Tipo, sarà qua dentro. Via. Sicuramente ci sarà l'anello che mi fa soffiare la polvere. Ecco l'orologio, va bene anche. No? No? Mi sembra strano che non posso fare la boccomorfosi con questo. Ah no. No, ok. Oh, però mi serviva il martello. Mi serviva il martello, mi sa. Vediamo se posso farlo con la spada. No. Mazza, no. Devo tornare indietro. E io che ne so che mi serve il martello, però... Vediamo se ce lo trovo più avanti. No. Non è che è chiaro. Sì, dici, hai il sospetto che potrebbe servirti, ma... Ma che ne so. Va bene, vediamo se posso ancora prenderlo. Mi sa di no. Non lo so. Ah no, posso ancora prenderlo. Va bene. Addio spadina, ci rivediamo dopo. Cioè, hai sempre questo dubbio quando vedi i vari power-up. Dici, guarda che mi serve dopo. Ovviamente qua non posso fare nulla col martello. Quindi in pratica facciamo cadere questo. Giusto? Vediamo, sì. E possiamo ovviamente prenderlo. Nel dubbio vi faccio un altro sonnellino. Ok. Nessuna missione segreta. Va benissimo. Diciamo che non era attaccato molto bene questo coso, eh. Facciamo un po' di pulizia. Collezionabile. Ok, era qui il piccolo Waddle Dee. Ce ne resta solo uno, raga. Andiamo. Mi sa che lo possiamo anche mollare l'anello. Via. Ciao. Puzzate via.
No, potevo prendermi la spada quasi quasi. Allora, lì c'è un posticino dove devo mettere l'anello. Ho fatto entrare lì, c'è là dentro. Mamma mia, stavo per cadere. Tipo si trasforma in Super Saiyan. Ok. Vai, Kirby. Ok, non ce la fa a saltare, giustamente. Ci sono dei limiti. Ma dove la devo mettere l'acqua? Non sto capendo dove devo mettere l'acqua, però. Forse qua dentro. Ah, no, qua, vediamo. Vai. No, che carino. Raga. Pensavo c'era il gelato, no, invece non mi ha ingannato. Le rubo la ciambella, si offende? Dai, ultimo Waddle Dee, basta. Oh, no, oggi sto sentendo come non mai i versi di Waddle Dee. C'è tutto il tempo, raga. Ok, lì c'è il cono, quindi c'è ancora qualcosa che dobbiamo fare. Intanto questo me lo prendo. Volume 2. Elevati. No. Ok, l'ho ripreso. Pensavo che lo sto per. Vai via. Per caso qua c'è un gelatino che non ho. Ah, sì, esatto. Ho trovato il magnum. Ok. Entra in tutti i buchi usando la moccomorfosi. Uè! Vediamo come missioni, come siamo qua. Non so se me ne manca sempre una. Eh sì. Me ne manca sempre una, mannaggia, oh. Quell'abilità lama. Ma io che ne sapevo dell'abilità lama che devo. Cioè, sono, alcuni sono per. Cioè, li dovete rifare per forza, ragazzi. È impossibile indovinarli al primo colpo. Oddio, quattro scrigni, una lampadina. Wow, bellissimo. Questa collezione volume 2 fa schifo. Cioè, ci sono collezionabili brutti. Cioè, che me ne faccio la lampadina come collezionabile? Allora, mi sa che non siamo ancora arrivati al boss, ma siamo. Ci siamo vicini. Cioè, ci stiamo avvicinando. Vai. Nuove sfide sbloccate, va bene. Canyon. Va bene. Ormai ci ho rinunciato a fare gli obiettivi perfetti al primo colpo. Siamo vicini al boss, ragazzi. Si sente già l'aria diversa. Via talpone. Via talpone. Ma come salgo qua? Così, ovviamente. Ragazzi, era scontato. Non ho capito sta cosa dei blocchi. Ci sarà qualche obiettivo, fai cadere le cose sotto. Me lo sento, eh. Vai. Una ricetta, trivella, ottimo. Poster. Ah, stavolta non mi freghi più, caro Poster. Non mi freghi più. Lampadina. I livelli al buio non mi fanno proprio impazzire. Ma mi sa che dobbiamo entrare, dai. Vai. Sapete cosa mi sembra? FNAF. Il livello quello là al buio. Non dobbiamo cadere assolutamente. Veloce.
Ti pareva che questo coso mi faceva cadere? Allora, qua ci sono delle bombe. Vai adesso. C'è qualcosa qua. Ho paura. Ah no, c'è la seconda. Il secondo passaggio, diciamo. Uè, si è rotto tutto, grande. Allora, accendiamo la luce qui. Ancora nessun Waddle-Dee. Eccolo, ne abbiamo chiamato uno, così. No, abbiamo perso il primo! Ve l'ho detto, mi sembrava strano, raga. Volete vedere che era giù? Sì, io invece ho girato su. Vabbè, i livelli... poster. Togli il poster. È sicuro che era giù. Penso che la lampadina la possiamo anche abbandonare. Vai Kirby. Quasi quasi abbandono questo potere. Ah no, c'era il potere di fuoco, meglio quello. Anzi, è fuoco del drago. Meglio ancora. Non c'è storia per nessuno. Io il fuoco del drago vi distruggerò. Vai. Uè, però non cadere, non cadere. Gelatino. Allora, lì c'è un poster, l'ho visto. Vado lì. Ok, qua dobbiamo stare attenti a che ci muoio. Vai. Il poster era più in alto? Mi sa di sì. Ok, ora. Va. Ok. Pulsante, ma c'era il poster. Ah, mi hanno buttato giù. Ma come prende il poster? Vai. Dobbiamo andare un po' più veloce, Kirby. Scendi, vai. Scendi. Kirby, vai. Oh mio Dio. Perché ci sono tutti sti cosi che devo dormire? Perché dovrei dormire? No. No, no. Sono rimasta fregata. Allora, vediamo se... Ah, no, no, forse riesco a salire, vai. No, mi sto stancando. Ok, devo rifare il percorso, vabbè. No, ok, no, vabbè, ho sbagliato. Devo tornare indietro perché mi serve quello. Andiamo. Corri. Vai. Non mollare. Non ho capito perché dovrei dormire. Ma perché? È una truffa. Perché ovviamente mi addormento e eccetera. Mi hanno fatto perdere soltanto il power up. Va bene, comunque abbiamo salvato Waddle-Dee. L'unica cosa è che c'era il poster, raga. E io non so come prenderlo da qua. Se io mi butto, che succede? Non ricordo nemmeno dove l'avevo visto il poster, onestamente. Ah, eccolo, ok, non lo, ora lo ricordo. Uè, t'ho trovato. Ma cavolo, senza power up non posso fare nulla. Ok, devo prendere quel power up. Vieni qua. Ho bisogno del tuo power up.
cosa non si fa per togliere un poster da ricercato. Raga, era l'ultimo, tra l'altro. Ok, possiamo andare avanti. Peccato per il primo Waddle Dee perso. Vai. Bocca di quella cosa. Oddio, ho detto per un attimo. Ma dove sono? Ero caduta. Dettagli. Qua non c'è niente, vediamo. Diamo un'occhiata in giro. No, non mi sembra che ci sia nulla. Possiamo saltare sulle tende? No, nemmeno, va bene. Qua c'è il cagnolone che dorme. Vabbè, lasciamolo dormire. Si vola! Si vola, sì, adoro questa cosa. Gelatino. Uè. Boccate pure la pietra. Hot dog. Buonissimo. Vai. Uè. Siamo attenti se c'è qualche Waddle Dee. Aia. Ai. Uè. No. Gira. Uè. Oddio, non so come non mi ha fatto prendere. Ok, avete visto che c'è il Waddle Dee. Siamo arrivati? Sì. Mi sento tipo Ciuchino quando dice siamo arrivati? Siamo arrivati? Siamo arrivati! Bello, comunque è una delle boccomorfosi più belle, questa qui del volo. Collezionabile. E addio, amici come prima. Sono curiosa di vedere qual era la missione segreta questa volta, che non abbiamo sbloccato. Perché vabbè, Waddle Dee ci siamo. Tre poster, ce ne mancano due addirittura. Compri la stanza segreti senza cadere. Sono caduta. Ok, questo mi mancava. Questa ce l'ho, ripetuta. E vabbè, ragazzi, ci sta. La collezione 1 l'ho quasi terminata, quindi troverò sempre ripetuti praticamente. E siamo vicini al boss. Vediamo chi sarà. Ce lo spoileriamo prima, anche se... non lo so, cioè vediamo. Bravi, rompete tutto, bravi. Collezionista della Valle Insonnia. Ok. Non lo affrontiamo adesso, ragazzi, perché ovviamente il video durerebbe troppo. Ma la prossima volta abbiamo un altro boss da affrontare. Io come al solito vi chiedo un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo in un prossimo episodio. Stiamo quasi per giungere alla fine. Alla prossima, ciao a tutti.